così non mi commuovo. Adesso però noi facciamo, che mi tolgo? Dopo, me ne tolgo dopo. Adesso facciamo quello che è per la strada tipico, ma vi garantisco che Triei non merita, guardate che meraviglia, guardate, oggi è un giorno speciale, diciamo che giorno è, perché... Oggi noi stiamo registrando, come abbiamo già detto, è il giorno di tutti i santi. E cosa accade durante i giorni di tutti i santi? Giriamo tutto il paese, cerca di caramelle. Oh, guardate, guardate, ci sono caramelle, vedete? Oh, cosa buona da papà. Ma adesso noi dobbiamo fare quella che è la prassi tipica di per la strada, però vi dico, il rito classico è entrare. Signori, prima facciamo un applauso, eccolo qua, al mitico, vedete, monumento degli eroi, guardatelo, di Triei, eccolo qua. Pensate, un paese che ha dato tanto, pensate, 1915, 1918, 1940, 1945, un paese che ha veramente dato tanto, in proporzione chiaramente al numero degli abitanti, ha dato tantissimo. Però la festa è grande e noi la proseguiamo, ma dobbiamo fare la prassi qual è? Questo è il mitico, incredibile, ultimo municipio, il 376esimo, giusto? Della Sardegna! Eccolo qua! Eccolo qua! E noi faremo, poi ci vediamo di nuovo in piazza in mezzo a questa splendida gente e andiamo a fare quello che è il rito classico di per la strada. Amici, che commozione, che grande festa, veramente. Ho le lacrime, ho le lacrime agli occhi, ma devo resistere. Buonasera, come si chiama lei? Aldo Cabiddu. Buonasera, signor Aldo. Buonasera. Mi scusi per i corini, ma guarda, fai vedere fuori. Guardate fuori, amici di per la strada. Questo è un... Io devo sforzarmi di non piangere, perché sono una persona che si commuove facilmente, però devo dire che è veramente commovente quello che stiamo provando in questo momento. Quindi io le dovrò chiedere, pensi lei, signor Aldo, prego, che sarà l'ultimo dell'ufficio anagrafo che si sentirà, ecco, si sentirà fare questa domanda: qual è il numero degli abitanti di Trieste? 1147. Oh, 1147. Beh, senta, signor Aldo, sì. Oltre a questa domanda che è di rito ormai, lei ci dovrà dire l'ultimo, perché poi esco fuori, lo dico, l'ultimo nato è... Allora, l'ultimo nato di Trieste, guardate fuori che meraviglia, guardate. L'ultimo nato di Trieste, il nome è Lisa. Lisa, è una bambina, sì. È nata? È nata in questo mese, nel mese di ottobre. Nel mese di ottobre? Sì. Quindi non siamo a novembre, quindi è proprio fresca fresca. Cioè, giusto, il mese scorso. Sì, Lisa, auguri di cuore, benvenuta a Triei, a te e alla tua famiglia. Grazie. Ma adesso vado fuori, però vado a dirlo alla popolazione. Certo. Qual è poi dopo lei ci dovrebbe fare una cortesia. Vado, sì, un attimo fuori a dire che l'ultima nata si chiama Lisa, poi lei ci dovrebbe fare una cortesia, se è possibile, ecco, ci dovrebbe poi accompagnare dal sindaco. Volentieri, sì. Vado un attimo fuori. Cioè, ci sarà il sindaco. Ma ci sarà il sindaco? Immagino di sì. Ci aspetta qua un attimo, guarda, fai vedere dove è Triei. Ecco, facciamo vedere dove è Triei. Attenzione, signor Aldo. Ecco, a questo punto diventa fondamentale capire qual è l'ultimo comune che ci ha permesso di entrare nel Guinness dei primati, sempre se loro lo accetteranno. Questo è Triei. Eccolo qua, amici di per la strada. Questo è l'ultimo comune. E guardate bene, amici di per la strada. 150.000 chilometri percorsi in 2 anni e mezzo, 1600 ore in auto, 800 chilometri a piedi, registrando andando a piedi, e in più, non da poco, amici per la strada, quasi 1650 ore di registrazione? Ore di registrazione. Adesso Lisa si chiama? Sì, Lisa. Vado un attimo fuori perché mi scusi, ma me lo voglio godere. Allora, l'ultima nata si chiama Lisa! Adesso andiamo un attimo. Signor Aldo, adesso tocca a lei. Ma che, cosa si prova a essere l'ultimo comune della Sardegna in senso buono a questo punto? Ma
una grande soddisfazione sicuramente, anche perché poi il nostro comune, essendo poco conosciuto, ci porterà alla ribalta, indubbiamente. È una cosa incredibile. Oh, ma qui abbiamo il mitico permesso, il comandante dei Vigili Urbani. Buonasera. Ah, tutto bene, tutto bene. Buonasera. Tutto bene, buonasera. Comandante. Qui abbiamo a faccia di Ugo. Ah, certo. Comandante, qui abbiamo veramente, dobbiamo dire la verità, è un momento straordinario, perché per Triei questo è un momento magico. È un momento magico, siete stati bene accolti, i cittadini vi aspettavano e questa è la risposta che vi stanno dando. È straordinario. Mi auguro che questo possa essere in futuro un tassello importante per far sì che appunto Triei abbia la giusta collocazione nel territorio che ha, perché ricordiamo che Triei è a 10 minuti dal mare. È a 10 minuti dal mare, questa amministrazione sta investendo tanto e noi pensiamo che nel giro di 4-5 anni questo paese abbia un'organizzazione diversa a dimensione del cittadino, proprio perché siamo vicinissimi al mare, siamo in campagna ma vicinissimi al mare. Esatto, perché le dico in tutta franchezza, però dirò anche al sindaco, un po', devo dire la verità, dopo questi 2 anni e mezzo di girare la Sardegna, un po' di preoccupazione ci è sorta, perché vedere dei comuni che sono magari, facciamo le corna, destinati a scomparire perché non c'è o un credo politico o un credo, ma anche quello dell'imprenditore pratico e imprenditoriale, ecco, quello ci preoccupa. Però guardate amici, basta poco, guardate, questa è gente che non vuole sparire, questa è gente che vuole rimanere. Questo che vediamo oggi a Triei è molto incoraggiante. Esatto, è molto che lo sia per tutti, anche per gli altri piccoli centri della Sardegna. Grazie comandante. Arrivederci, ma lei, buon lavoro. Comandante, ma io e lei non abbiamo mangiato una ciliegia insieme? Una ciliegia assieme con un'anziana, la Nusè, ricordo. Sì, sì. Io me lo ricordo. L'appuntamento è il prossimo anno. Comunque la ciliegia era buona. Era buona la ciliegia. Grazie, buon lavoro. Grazie a te tanto. Bene, adesso andiamo a conoscere. Grazie, grazie. Intanto sono le campane a festa. Buonasera, buonasera. Buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Beh, siete contenti? Sì. Contentissimi. Guardate che meraviglia, contenti. Guardate. Complimenti. No, a caso comunque è andata di lusso. Una popolazione veramente straordinaria, simpatica. Veramente. E ne avremo modo di conoscerla dopo. Perché devo fare una premessa. Stai togliendo i coriandoli, devo fare una premessa, che questa è una puntata speciale, cioè ovvero sia non termina alle 21, ma avrà un seguito subito dopo e ci saranno degli ospiti, gli amici, tutti quelli che sono stati invitati. D'altronde l'avevamo detto venerdì sera in diretta, chiunque è invitato, chi è venuto che sia ben accolto da noi e dalla popolazione di Trieste. Ci vediamo fra pochissimo. Allora andiamo, andiamo. Stiamo per entrare nel mitico ufficio del sindaco. È avvisato, è ovvio. Prego. Messo. Eccoci qua, buonasera. Benvenuto a Triei. Come va, signor sindaco? Tutto bene, tu? Come tutto? No, siete trovati bene? Sindaco, sono contentissimo. Come mi hanno accolto Salvatore Lai. Salvatore Lai, qua abbiamo... Questa è la giunta. Carmine Tangiano, assessore al lavoro. Assessore Giovanni Doneddu. Assessore Camillo Romolo. Consigliere Alberto Tangiano. Bene, abbiamo tutta la giunta quasi riunita. Mi scusi se le ho portato un po' di coriandolo. Però quando è giusto è giusto. Quando si arriva in allegria, fa parte della festa. Fa parte della festa. Devo dire in tutta onestà, come voglio specificare anche per gli amici da casa, che indubbiamente Triei è capitato a caso, perché io non sono mai stato a Triei. Però devo dire che a volte l'istinto, a volte forse anche le tantissime telefonate giunte dall'estero e le splendide cartoline che ci hanno mandato e anche gli sms ci hanno indotto, alla fin fine ci hanno incuriosito, anche se poi è stato fatto tipo come si fa con i coriandoli, così tirare uno a caso, è uscito Triei. Ecco, voglio dire, questo le fa piacere, ma soprattutto le faccio una domanda semplice: ma quanti emigrati ha Triei? Perché a questo punto sorge spontanea la domanda. Triei ha moltissimi emigrati in tutti i continenti, già dagli anni dopo la guerra c'è stato l'esodo di molti cittadini, cerca di occupazione, quindi di occasioni di lavoro, che purtroppo non potevano avere qui nel nostro territorio. Ancora oggi diciamo che la cosa non è ancora attuale, l'emigrazione. Comunque con soddisfazione vediamo che molti cittadini che in passato hanno fatto le valigie sono emigrati,
tra questi anch'io a 17 anni. Sono stato a Milano, ho avuto un'esperienza di 2 anni a Milano. Quindi comunque mi fa molto piacere che i cittadini di Trieste sono molto legati al loro territorio. E questo è fuori discussione. Quindi la prima occasione hanno il piacere di rientrare e tengono col paese dei fruttissimi legami. Bene, l'occasione anche per salutare. E quello lo salveremo dopo, perché vi ricordo, amici di Bella Strada, che questa sarà una puntata speciale, ovvero sia che non terminerà assolutamente alle 21, ci saranno degli stacchi pubblicitari e dopo le 21 ci sarà una grande festa con tutta questa popolazione che, a dire il vero, l'assessore, dove è l'assessore Romolo? Io lo chiamo assessore Romolo ormai. Abbiamo fatto Romolo, un silenzio. Romolo Cabiddu, che devo dire, facciamogli un applauso perché se lo merita. Vi spiego perché se lo merita, perché diamo a Cesare quello che è di Cesare, perché è stato un grande professionista, perché in pochi giorni, quando gli ho detto che ormai, perché l'avevamo anche detto in televisione, che l'ultimo comune prima o poi bisognava avvisarlo, in concomitanza e in organizzazione con tutti gli altri, è riuscito effettivamente a creare quello che è proprio una festa veramente spontanea e sincera, perché voi adesso non ci credete, ma guardate qui che cosa c'è, guardate amici per la strada, qui c'è tutto il comune, guardate che meraviglia, guardate, vieni. Eccoli qua, guardateli, eccoli qua. Li vedete, eccoli qua. E tra poco andremo poi, non lo vedrete subito, lo vedete dopo la pubblicità delle 21, andremo nell'anfiteatro. Però dove è il signor sindaco? Signor sindaco, io devo fare una domanda diritto. Lo so che li rompite la scrivania di coriandolo. Ah, che ben bella. Quante ne vuole il coriandolo? Senta, signor, anche di più, bravo. Signor sindaco, ma c'è la pubblicità? Alto là! No! Facciamo il colo! Vabbè, la pubblicità non c'è tanto. Alto là, chi va là? No. Pubblicità. I can do that! Per non essere banale, da Valtale fatti colorare! Ah, finalmente da Valtale sono fuori dal banale, c'è proprio tutto, agende, calendari, adesivi, accendini, insomma di tutto di più con Valtale, ogni cosa puoi personalizzare, perché Valtale ti fa uscire dal banale. Itticuburu. Centro Carrelli, con Punimatic e Pacmatic, concessionaria ufficiale per la Sardegna OM, Pimesco, Comac, RCM, Sirio Robopac, vi propone Carrelli Elevatori, macchine pulizia ed imballaggio ad alta tecnologia, consulenza tecnica, vendita, noleggio, assistenza e ricambi. Punimatic, dal 1987, macchine pulizia ad alta tecnologia. Ceramiche Lilliu, non solo ceramiche. Ceramiche Lilliu, da 30 anni al servizio del cliente. Via San Gavino, Villa Cidro. Salve, sono Paolo Meloni, da circa 50 anni svolgo l'attività come tecnico di macchine per cucire industriali. Presso il nostro centro potete toccare con mano e provare le macchine come stanno facendo queste ragazze. Inoltre saremo in grado di consigliarvi quale tipo di mutuo o prestiti agevolati che vanno bene per voi. Chiedeteci un preventivo gratuito, vi aspettiamo. Al Museo Man della provincia di Nuoro, dal 3 ottobre al 23 novembre, mostra sulla figura e sul lavoro di Giovanni Pintori. Atmosfera accogliente e professionalità. Buffalo Ranch, cucina classica e mediterranea, piatti tipici, banchetti per matrimoni e ricevimenti. Buffalo Ranch, via dei Conversi 25, Cagliari. Buffalo Ranch, il tuo riferimento per l'organizzazione e la gestione dei tuoi eventi. Linea Bellezza, segui la linea della bellezza, dove i sogni diventano realtà. Linea Bellezza, in Sardegna, la libertà di scegliere. La profumeria più vicina a te. Siamo tornati alla pubblicità dopo aver riempito la scrivania di questi splendidi colori di coriandoli e devo dire, a questo punto devo chiedere chi era quella splendida, che mi auguro che abbiamo inquadrato, quella splendida signora che tagliava il nastro, chi era? No, non ho potuto avere. Ah, meglio ancora, perché è ancora più bello, perché è ancora più spontaneo. Perché c'era una signora anziana. Ecco, non era programmato. Non è stato programmato, sicuramente qualche signora. Ma chiediamolo. Subito. Scusate,
come si chiamava la signora anziana che ha tagliato il nastro? Zia Filomena. Zia Filomena, oh. Che poi voglio rivedere però, zia Filomena. Io la voglio baciare. Signor Sidney, dopo devo baciare zia Filomena. Zia Filomena che nel caos più totale ha tagliato con le forbici il traguardo, ovvero sia, pensate, 377 comuni. Quindi questo è importante, è fondamentale, la voglio conoscere dopo, perché è stato, ecco, una cosa che vedete, è spontanea. Una delle maestre migliori degli amaretti del paese. Ecco, che poi dopo conosceremo, perché attenzione, la festa non finisce qui. Ma adesso faremo il tragitto tradizionale. Devo fare la domanda di rito, so già la risposta, perché io sono spontaneo e sono sincero. Avete il gonfalone? E in arrivo. Oh. Quindi di conseguenza non avete il gonfalone, non avete il gagliardetto. Non abbiamo il gagliardetto, però... comunque tutta la prassi è stata svolta, oh. Abbiamo all'attenzione della Presidenza della Repubblica e adesso stiamo aspettando la conferma. Per motivi di orario, per motivi di fretta, dobbiamo evitare l'aula consiliare e andiamo di corso a conoscere la chiesa del paese. Andiamo tutti insieme, via. Allora, io, grazie signor Aldo, troppo gentile. Arrivederci. Grazie, grazie. Adesso ci stiamo dirigendo con gli assessori, il consiglio comunale, eccolo che arriva l'altro assessore ed ecco il sindaco. Signor sindaco, allora ci stiamo dirigendo a conoscere a parte la piazza e poi andremo a vedere la chiesa e poi il centro storico. Sì. Andiamo subito di conseguenza a vedere quella che è la... Questo purtroppo è il vecchio palazzo comunale, stiamo lavorando per il prossimo palazzo municipale, sono già iniziati i lavori, speriamo che a breve Trieste abbia anche un bel palazzo con tutti i servizi e le... Ecco, no, fa bene a dirlo perché ci tengo a precisarlo, noi non facciamo vedere assolutamente quello che è il lavoro in costruzione, però possiamo già dire adesso che praticamente il nuovo palazzo comunale avrà sia quelle che sono le battimento delle barriere architettoniche, uffici confortevoli per... Adesso andiamo invece a conoscere la chiesa. La chiesa. È Don Comune, il parroco del paese. Beh, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Oh, poi ci vediamo in anfiteatro a fare casino. Siete troppo tocchi, troppo tocchi. Sei mitico per me. Anche voi, ragazzi. Non faccio regali. La spaccata si fa. La spaccata si fa. Aglio, la spaccata va fatta. Vieni qua. Ah, che cosa? Vieni, vieni a fare la spaccata. Vieni, vieni. Dai, dai. La spaccata Trieste ci vuole. Uno, due, tre. Spaccata, vai che ci vuole un po'. Cavolo, sta spaccando. Ieri sera quando ho chiamato avevo ragione. Eh beh certo, ormai guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Ma vi ricordo che non finisce qua. Buonasera, come sta? Sono troppo felice di essere qua. Veramente. Piacere anche a noi che sei venuto a Trieste. No, no, veramente di cuore. Buonasera. Piacere. Grazie, grazie. Perché anche questo è stata sempre per la strada. No, è una bella soddisfazione, sì. Lo sapete perché? Perché a volte, come si può dire, si va un po' a caso, un po' a intuizione, no? E uno non può mai sapere, io non ero mai stato a Trieste e posso dire che il mio socio, che è quello che c'è lì, mi ha illuminato bene. Vado in chiesa. Ho seguito tutte le serie che le trasmissioni. Sempre, ma so che addirittura ci sono delle persone qui, adesso non mi voglio sbagliare, che hanno registrato e hanno quindi una bella videoteca, tutte le puntate per la strada, pensate voi, poi magari se riusciamo a individuarle è meglio. Ci vediamo dopo, a fra pochissimo, ci vediamo all'anfiteatro, perché Trieste ha anche un bellissimo anfiteatro. Allora, signor sindaco, dove ci stiamo dirigendo? Nella chiesa parrocchiale, ecco, qui, San Cosimo e Damiano, che sono i patroni del paese. Ecco, San Cosimo. Viene festeggiato a settembre, la 26-27 di settembre. Oh. E sono... Questo signore. Ecco, questo è Don Pani che ci riceve nella sua chiesa. Oh, buonasera Don Pani. Buonasera Don Pani. Benvenuto, che Dio vi benedica. Anche a lei, buonasera. God bless you. Oh, che bello. Benvenuto. Fa piacere, avete finito tutto il... Adesso dobbiamo... stiamo iniziando, dobbiamo visitare... Sì, ma in comune avete finito. Certo, certo, adesso dobbiamo visitare questo la... Questo deve essere Ugo, no? Eccolo. È bravo. Auguri, Dio ti benedica.
Che meraviglia però, che Dio ti benedica, è bellissimo, grazie, grazie. Non ne abbiamo bisogno, bella, ne abbiamo bisogno tutti quanti. Ci può contare. Il mondo se è senza Dio non... No, ah, non su quello io condivido pienamente. Compagni, ecco, siamo qui, siamo in quest'ultimo felici. Allora, comune. Io vi ringrazio perché avete voluto dedicare questa serata anche alla Chiesa. Non è grande, è piccola, però è bella quando c'è gente, capito? Ma adesso siamo nelle sue mani, perché pensi che questa è l'ultima chiesa che noi visitiamo dopo 377 comuni. Io sono vecchio, quindi i numeri non me li ricordo bene. Dunque, questa chiesa come costruzione architettonicamente è qualcosa di meraviglioso, che non ce n'è, si potrebbe dire, un'altra uguale in Ogliastra, in Sardegna è diverso come età di costruzione. Io, per l'esperienza che ne ho, perché sono stato in tante parrocchie durante la mia missione, e io penso che sia intorno al 1000. Sì, perché quando hanno fatto delle ristrutturazioni qui hanno trovato insomma delle cose che risalgono a quel periodo. Questo è il battistero, che questa sarebbe la zona d'ingresso nella chiesa. I patroni Santi Cosma e Damiano. Spiego? Sì. Santi Cosma e Damiano, che vengono da, sono medici arabi e per santi cristiani, tanti miracoli e tante cose. Qui noi abbiamo il pulpito che non è venuto qui da molto tempo, è dal 1943. Però il bello è questo, che in italiano si chiama pulpito, ma in sardo è sadrona. E quindi ed è neusinza subaracelu. E quindi è qualcosa che in molte chiese l'hanno tolta. E però, è certo, adesso no, per cui siamo arrivati qui al centro della chiesa, che è perfettamente il segno della croce, il signum salutis, la salvezza di Gesù crocifisso. Adesso qui noi abbiamo di nuovo su queste Santi Cosme e Damiano, e quel che si vede che sembrerebbe una spada, anche se sono arabi loro, sono le piume che servivano per passare il medicamento sulle persone malate. Io volevo chiedere una cosa, compagno. Queste splendide, perché amici da casa, guardate, queste splendide che per fortuna sono state salvate e che sicuramente meritano un rilievo. Un rilievo da parte dei competenti, dico. Queste strutture come sono state salvate e cosa c'è in ballo per salvarle? Dunque, giusto, e così siamo arrivati al punto. Questi affreschi sono stati fatti, e adesso anche il comune è interessato, suo sindaco, ben già dai noi. Ben già dai noi. Io un bacio al sindaco. Sì. E glielo dico un bacio. Questo è il secondo Beppone. No, per niente. Siamo a posto. Questi affreschi, c'è un progetto della provincia che il comune ha ricevuto per poterlo rifare, perché sono affreschi realizzati dai maestri d'arte nuoresi, Fonnesi proprio, perché lui si fermava Fonnese, Pietro Antonio e Gregorio Are, mi spiego? Però di questa scuola ce n'è anche a Fonni, a Orani, a Tonara e a Trieri. Adesso è già avviato il recupero, perché sono fondamentale, perché è bellissimo. Certo. Qui noi abbiamo delle figure bibliche, San Daniele nella fossa di leone dovrebbe essere, però di lì è molto più caratteristico perché c'è una scenetta che è un po' macabra, un sacrificio, un assassino, una persona umana in quel triangolo, ecco, e c'è un assassino, diremmo così, ma
non sappiamo bene con esattezza, gli studiosi dovranno precisare molto, molto più chiaramente. Qui però c'è il fatto delle, la, come dire, la fotografia fisica del territorio, c'è la capretta. C'è anche Valentino ci riesci? Spiego che lo riprendo, l'ha ripreso? Sì. Poi invece di là abbiamo la Madonna del Carmelo con i santi al centro, quell'angolo del centro. Siamo al centro. Qui la Madonna del Carmelo era nel Purgatorio, una grande devozione. Poi oggi. Sì, c'è una fase di studio. Già, il comune ha già provveduto a recuperare questo angolo che aveva subito delle forti infiltrazioni. Io so di una cosa. Oita. Non mi faccio parlare. No, mi raccomando, perché altrimenti me la prendo col suo babbo. No, come mio babbo meschino. Sì che lo conosco. O suocero, cioè. Suocero è lui, mio babbo, insomma. Che cosa c'è? Io so che lei, là dietro, c'è una cosa che secondo me andrebbe esposta. Oh, mamma del cielo, quello è un regalo personale. Però sa che cosa. Andiamo, siamo dei curiosi. Non faccio difficoltà, secondo me, nel mio piccolo. Questo l'ha visto? Sì, guardate questo, che meraviglia. Allora, la cassetta che io non ho voluto cambiare. Ha fatto benissimo. Si passa per le elemosine. Prego. E c'è la scoperta, è vuota. Non è passato nessuno su adesso. Ma questo è fantastico. Salutiamo. Ascolti, però guardate, signori. Allora, Don Pani, posso dare un piccolo consiglio prima di andare via? Posso darlo? Allora, secondo me, questo è un crocifisso meraviglioso che andrebbe sull'altare. Perché è veramente uno spettacolo. Ma ci pensiamo, io adesso non è che posso decidere perché anche io. L'ha fatto un artista milanese di origine calabra e me l'ha voluto regalare dicendo, Don Pani, cerchi di ricordarsi che ci sono anch'io al mondo. Mi spiego? Appunto, proprio perché noi ci dobbiamo ricordare che lui è al mondo e come tale è un artista, io credo che meriti una maggiore visibilità. Una maggiore visibilità. Vabbè. Questo e però... Anche questa, direi, che... È il Gesù morto, è questo. Gesù morto, non so chi l'ha realizzato. Lui stesso. Lui stesso. Che entrambe queste sculture, che sono veramente meravigliose, meritino una maggiore visibilità. Quindi se lei avrà piacere di esporle all'esterno, sia veramente una bella cosa per la cittadina di Trieste. Ascolti. E non solo, perché guardate, questo e questo, signore, vi posso garantire. Fa piacere, perché io non le avevo ancora viste, Don Pani. Quindi ringrazio Gennaro anche per questa nuova io l'ho saputo. Lui stesso è un birbante, perché lui non sa magari o non vuol sapere che noi in chiesa dipendiamo tutto dal vescovo. Lui è il ministro della liturgia. Il vescovo della Lucia. Sì, mi ha messo in imbarazzo lei. Don Pani, adesso ci dobbiamo spostare. È stato un piacere. Andiamo. Io vi ringrazio. Grazie a lei. E adesso buon viaggio, buon programma. Grazie. E vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per il paese di Trieste e per la parrocchia di Trieste. Io le do un bacino. Grazie, però io restituisco alla sua bambina. A Viola. Perché a Viola. Sì. Esatto. Che cresca la manna è buona, allora, come si dice in salto. Esatto. Ma è fantastico, vero? No, è furgone, vero Augusto? Grazie auguri di cuore. E quando va in Germania o in Francia, dove sia, porti i miei saluti agli emigrati di Trieste. Dico una cosa sola. Guardi, me lo ricorderò sicuramente, perché di Don Pani ce n'è uno solo. Quando sto stavo, non vale prusso. attenzione. A questi emigrati, tutti però, triesini, ma anche degli altri posti, che facciano onestamente molti soldi, però i frutti di quei soldi che vengano a goderseli nei loro paesi. Questo è poco ma sicuro. Bravo Don Pani. Grazie di auguri, che auguri di grazie, bravo. Sono contento. I can do that.
La circolazione stradale, il lavoro e la vita di ogni giorno possono essere causa di piccoli e gravi incidenti o infortuni. La 3M ti aiuta ad ottenere dalle assicurazioni il giusto risarcimento, offrendoti una consulenza gratuita per il recupero dei danni materiali e fisici. Il centro 3M si avvale di professionisti nel campo legale e medico di provata esperienza. Fidati. Splendidi ricami potrete farli anche voi con le nuove macchine da ricamo computerizzate. La nostra azienda le metterà a disposizione per i corsi di ricamo che inizieranno a breve nei nostri locali. Iscrivetevi e sarò io a insegnarvi come si fa. Scuola di ricamo Michela Meloni, Vico Terzo Santa Vendrace 5, Cagliari. Imprese edile di Pizzanti Nazareno. Via Santa Greca 4, Sestu, Cagliari. Every time I look into Mutuo Casa, anche l'intero importo per acquisto, ristrutturazione, liquidità, costruzione a dipendenti, artigiani e commercianti. Esito mutuo in 3 giorni. Gruppo Basilea, servizi finanziari. Al Teatro Alfieri di Cagliari è iniziata la campagna abbonamenti per la stagione di prosa 2003-2004. Questo bello frago, ad appraggia qui pure, e saras, e t'aspettas. Vedi, a Sardegna mangia, a costa, a questo luogo, a Beisot, de Giovia ad Omigo. Bene. La soddisfazione dell'autore è trovare un interprete, non un cantante, sottolineo, un interprete, che riesca al meglio a far arrivare quelle emozioni. Stiamo rientrando alla pubblicità. Venga, venga qua, venga qua, venga qua. Io so che lei è il fratello del... Sì, sì. E so con sicurezza, perché noi siamo informatissimi. Oh, ci avete... Una puntata, ma è possibile stare qua? No, l'ho seguita sempre con molto interesse. Con molto interesse e con molto piacere. Faccio i complimenti per questa trasmissione che è senz'altro... oltre che divulgativa ma anche istruttiva. Grazie, le do un bacino. Grazie. Oggi siamo grazie, un bacino a tutti. Io darei baci a tutti. Ma perché no? Ma che sono morto, un bacio è gratis. Grazie, auguri anche a voi. Attenzione, guardate, ma guardate, è uscito il sole contro gli scettici, contro le previsioni. Bisogna dirlo, Davano pioggia a tutti i migliori meteorologi che ci sono in circolazione, ma oggi possiamo dire con sicurezza assoluta che nonostante dovesse esserci un acquazzone mastodontico, guardate che bel sole che è uscito. E questo succede quando c'è bella gente, quando c'è soprattutto amore nei confronti di chi fa un bel lavoro e soprattutto l'affetto di questa meravigliosa gente. Ma non finisce qua, perché bisogna... Io tra l'altro coglierei l'occasione. Ciao tesoro. Allora, signor sindaco, ma è possibile? Io veramente, guardi, sarei veramente felice di incontrare queste... Dunque, siamo intorno al 1999-2000. Queste ragazze che ci inviarono delle cartoline straordinarie di 3 della grandezza così. Sì. È possibile ritrarre. Spargete un po' la voce, chi è che siamo queste cartoline? Non era altro. Complimenti. Grazie a voi. Iniziativo. Sicuramente qui a Trieste
hai molte persone che ammirano la, il tuo lavoro, apprezzano diciamo il tuo lavoro, molte fans. Ne vedo anche qui, ma anche sapere il nome, certo. Sarebbe curioso se riusciamo a sapere delle indagini. La seconda fase, se riusciamo a sapere. Ecco, l'indagine scopriremo sicuramente. Qui il... Io vorrei presentarti una persona molto legata al paese. Oh, buonasera, ciao Gennaro. Sentite le campane? Adesso a questo punto possiamo dire che sono le... responsabile. Sì, ci conosciamo già, ciao. È l'architetto ufficiale. Adesso facciamo un viaggio nella parte storica di Trieste, no? Sì, sì, sì. Nella parte storica qui ce la dobbiamo accelerare. Qui abbiamo diversi murales, vedi? Sono opere realizzate con la collaborazione del... Gennaro, portate avanti, grazie all'amministrazione comunale di Trieste, grazie al sindaco che ha voluto valorizzare prima di tutto queste scuole d'arte e i licei artistici che ci sono in Sardegna. Difatti quest'anno si conclude la manifestazione con la Scuola d'Arte di Sassari, l'Istituto d'Arte di Oristano e il Liceo Artistico di Iglesias. E così abbiamo concluso un ciclo, la prima fase di questa manifestazione, includendo anche quella, la scultura quest'anno, no? A conclusione di tutta questa storia qua. Questo è un murales fatto dalla scuola, dall'Istituto d'Arte di Lanusei, da un gruppo di studenti che oggi frequentano il DAMS a Bologna, la facoltà di architettura a Firenze e la facoltà di architettura a Milano al Politecnico. Poi qua abbiamo un murales realizzato quest'anno da un artista di Orani, Salvatore Murru, che è abbastanza, che ha vinto anche il premio all'Oceri per una manifestazione svolta quest'estate. Ecco, io direi che prima, cioè amici da casa dovete capire quello che sta succedendo, noi abbiamo Massimo Angioni, abbiamo Ugo, abbiamo Valentino, che intanto Valentino si è spostato per poterci regalare quella che è la carta. Lo stiamo vedendo adesso, ecco, in questo momento che noi stiamo passeggiando per il centro storico, stiamo vedendo la cartolina che Valentino ci sta regalando. Il sindaco, prego. Che ci regala Valentino da quella parte? Sì, c'è un bel sole, quello è un quartiere di Trieste, un rione diciamo, uno dei rioni più antichi del paese, Sarco, con le colline lì dietro dove in passato sorgevano diversi vigneti e davano un'uva eccezionale per il paese. Bene, quindi abbiamo regalato una bella cartolina di Trieste. Io pregherei Valentino di scendere, tra l'altro io lo so che sto chiedendo un po' troppo, però di scendere perché siamo nella parte del centro storico, vero? Sì, siamo nel cuore. Sì, nel sì, cuore sì, del sì. Centro storico, centro di storico di Trieste, dove ci sono. Guardate, questo è tutto da riprendere perché è tutto da valorizzare, se non con altre risorse, ma almeno a livello di immagine, da come storicità da proporre. Alla... Sì, la domanda che le faccio spontanea perché uno quando vede una porta aperta entra, perché Ugo c'ha questa fisima. Cioè, ma... lasciate aperte perché devono arieggiare anche, non si possono lasciare chiuse perché sennò ma che età può avere questa io penso che sia del primo del Novecento, proprio è il paese il proprietario. Oh, ecco, la prima volta che troviamo il proprietario. È la prima volta che troviamo il proprietario. Buonasera, lei è il proprietario. No, mi fa piacere, sa perché ogni volta che vediamo queste strutture... Lui è Domenico Lai, una chiave. Germania. Ecco, facciamo quanti vedere anni posto. Sei stato in Germania? 22. 22 anni, è rientrato a un paese e adesso vive a Trieste. Questa è la chiave per entrare. Questo prego. È il mazzo. È il mazzo, da mettere in tasca, ma come fate? È mezzo abbandonato. E vabbè, certo, ci mancherebbe. Ma che età ha questa casa? Non lo so, 150 anni. 150 anni. Adesso possiamo salire se non è a rischio, no? Non in molti perché. No, 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 andiamo in due. Andiamo in tre, vanno prima loro due, salgo anch'io, non saremo in tutti perché sennò. Non saremo tutti perché sennò diventa un po' a rischio la cosa. Ecco qua, pensate voi. Poi è la prima volta, Ugo, che troviamo una casa con il proprietario. Con le chiavi poi. Guardate la gente che c'è giù, ma che meraviglia, guardate. Guardate, pensate un po' voi, vedete, questa è una casa, pensate, di circa 150 anni e abbiamo anche il proprietario dov'è?
Ah, sta salendo. Andiamo noi incontro a lei. Ah, mi scusi, mi tocca una curiosità, ma tenere una chiave. Ah! Questa è la cantina. La cantina. No, guardate, amici di casa. Oh, micidiale, micidiale. Bellissimo. Senta, ma lei, venga qua, come si chiama? Lai Domenico. Come? Lai Domenico. Domenico, signor Domenico. Ma come fa lei con questa chiave in mano, mamma mia? Ma non fa a cambiare serratura? No, ma la lascio così, tanto me la porto appresso. Bravo. Mai cambiare la serratura. La facciamo rivedere la chiave? Se ne servono questi tini che mi rendo. Ma che li sta vendendo? Uno sì. Ah, sta vendendo uno di questi? Sì. E perché no? Mi faccia rivedere la chiave. Ma è attaccata alla porta. Attaccata alla porta. Grazie. Domenico, grazie di cuore. Grazie di averci dato questa splendida possibilità. No, voglio far vedere la chiave perché è una cosa incredibile. Dobbiamo correre. Dov'è l'assessore Romolo? Eccolo, l'assessore Romolo. Dobbiamo correre. Guardate la chiave per aprire. San Pietro. Ma ve lo immagino? Guardate che San Pietro. Questa apre l'inferno, paradiso e purgatorio. Allora, andiamo. Dobbiamo correre. Però, attenzione, amici da casa. Non dobbiamo correre. Nel senso che è finita la trasmissione, al contrario, Trei avrà subito dopo questa messa in onda, immediatamente dopo la pubblicità, avrà un altro momento fondamentale che sarà la festa nell'anfiteatro di Trei e quindi sarà messo in onda tutto assieme. Ecco, stiamo chiudendo lì, corriamo, però voi, attenzione amici da casa, ecco, non cambiate canale, attenzione, perché questa volta cambia un po' tutto il panorama della messa in onda di Sardegna 1, perché questa volta non possiamo dire, una volta tanto possiamo dirlo, non andiamo di fretta. Perché non andiamo di fretta? Perché subito dopo aver trasmesso queste immagini che stiamo per farvi vedere, basterà un attimo di pubblicità e Trei continua con una grande festa che avverrà subito dopo la pubblicità. Questa volta non vi dirò è finita la puntata, ma bensì vi dirò ci vediamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Venite. Perché questo murale è proprio dedicato agli emigrati. Ecco. Di Trier. Ecco, possiamo... Chi è? Cos'è? Dica, cosa ha detto quel bambino. Ha detto nonno. Ah, ecco, quel bambino è un nonno. Guardate che meraviglia. Allora, attenzione, non finisce assolutamente qui. Il sindaco che fine ha fatto? Venga qua, signor sindaco. Non finisce assolutamente qua, ma al contrario, per la prima volta nella storia di Per la Strada, noi non ci fermiamo assolutamente qua, ma andremo oltre le 21. Quindi noi... sono passate le 21. Mandiamo un po' di pubblicità e poi ci trasferiamo tutti nell'anfiteatro del mitico posto che avete creato voi, che tra l'altro è molto carino, e lì scopriremo tante piccole cose e avremo degli ospiti che spontaneamente sono venuti a rallegrarci con la loro presenza, e tra l'altro avremo anche un ospite che a voi vi è sicuramente gradito, però non diciamo niente, ma è sicuramente del posto. Quindi non mancate subito dopo la pubblicità. Trei continua sino alle 22, figurati. Ambiente, cultura, arte e gastronomia per un turismo di qualità alle pendici del Gennargentu. Desulo mostra i suoi tesori nella tradizionale sagra d'autunno. Speciale La Montagna produce, venerdì ore 22:30, sabato ore 21, Sardegna 1 naturalmente. I can do that. Allora, siamo tornati alla pubblicità, eccoci qua nella mitica, incredibile Trei e facciamo subito una panoramica. Ma guardate, amici di Per la Strada, guardate, ovunque voi siate, guardate, questo è l'ultimo incredibile comune, 377esimo comune della Sardegna. E si chiama Trei! Allora, eccoci qua.
facciamo la seconda parte, vai a qua, signor sindaco. Beh, è bellissimo, soprattutto per l'orario che stiamo registrando, ma soprattutto vedere che la gente ha risposto totalmente, guardate, guardate, anche la ola, stanno facendo la ola, guardateli, uno, due, tre, ola, guardateli, allora. Che meraviglia. Oh, è meraviglioso, meraviglioso, signor sindaco. Allora, adesso tocca a lei, mi sa, perché lei che è il primo cittadino deve ringraziare, perché a questo punto io credo che oltre a quello che è la parte del comune, no, che è stata in gamba ed è riuscita in poco tempo a organizzare tutto questo, bisogna dare atto ai cittadini che sono riusciti in pochissimo tempo a creare qualcosa di spontaneo, gentile e veramente grandioso. Prego. Sono felicissimo, buonasera a tutti, sono felicissimo di rappresentare questo paese. Con grande orgoglio saluto tutta la Sardegna e i nostri concittadini che ci guardano in paesi lontani. Un saluto da Trieste, tutti assieme, forza Trieste! Via! Bravo sindaco, bravo. Un ringraziamento particolare al mio collaboratore prezioso, l'assessore Romolo Cabiddu. Lo ringrazio io, aspetta perché non l'ho sentito. Ringrazio io personalmente l'assessore Romolo, perché pensate che per fare a volte delle trasmissioni così improvvisate o si è dei professionisti veri o non lo si è. E io posso garantirvi che l'assessore Romolo telefonicamente è riuscito a creare insieme a tutto, chiaramente il comune, tutto questo. Un applauso, se lo merita, anche da parte mia, bravo. Oh, bravo, 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 bravo. Un ringraziamento particolare va alla Proloco che ha seguito nelle diverse fasi la preparazione di questa bellissima manifestazione, alla quale ha collaborato tutto il paese. Tutto il paese ha partecipato con orgoglio, con fervore e con veramente gioia alla preparazione di questi bellissimi dolci che fanno parte della nostra tradizione, della nostra cultura e dei nostri valori, e quindi ringraziamo tutto il paese, tutte le persone che hanno collaborato. Bisogna, aggiungo, il sindaco è un po' emozionato e ha ragione, però bisogna dire, aggiungo veramente il caso di dire, dal primo sino all'ultimo cittadino di Trieste. Bravi, bravi, bravissimi. Allora, come ben sappiamo, signor sindaco, lei ha promesso a tutta la cittadinanza e a tutta la Sardegna e a tutta l'Europa a questo punto che a breve questo meraviglioso comune avrà il suo mitico incredibile gonfalone. Certo, è stata una delle mie preoccupazioni quando sono diventato sindaco del paese, quello di dare un simbolo, cioè uno stemma al paese che purtroppo mancava, avendo una delle tradizioni secolari, insomma. Il paese meritava questo, quindi spero a breve, adesso lo stemma è all'attenzione della Presidenza della Repubblica, comunque a breve tempo potremo inaugurare anche questa fase della, appunto, inaugurazione del gonfalone. Bene, bene, oh, merita, merita, perché pensate che molti non sanno, e no, perché è giusto dirlo, perché molti pensano, ah, io voglio il gonfalone, voglio il gonfalone, pensate che per fare un gonfalone ci vogliono circa 10-11 milioni di lire, e se il sindaco ha promesso questo è un grosso sforzo, e noi ci aspettiamo al più presto di avere questo gonfalone e questo gagliardetto. Forza Trieste! Forza Trieste! Ci vediamo dopo. Allora, detto questo, abbiamo una scaletta molto semplice. Intanto io volevo dirvi una cosa, adesso assisteremo a un'esibizione del gruppo folk di Trieste.
vi diciamo subito in anteprima che questa esibizione avverrà fra virgolette, ci tengo a dirlo, in borghese, che poi borghese non è, perché sono tutti belli in abito, eccetera, e dopo vi faremo vedere in anteprima quelli che saranno, ci auguriamo ovviamente, i futuri costumi di questi splendidi ragazzi che hanno costruito una splendida coreografia dove alla fine si vedrà espressa in questa meravigliosa piazza la scritta Triei. Quindi io inauguro, fra virgolette, in modo assoluto, sicuro e sincero, il gruppo folk di Triei. In bocca al lupo! A testa, maestro! Io sto qua. Prego. Come si chiama lei? Andrea. Andrea, facci impazzire. Vabbè.